Ciao, patatine. E può carnevale a tutte. Perché oggi è 28, è anche l'ultimo giorno del mese, è finito anche febbraio. Io ho già lavato due lavatrici di panni e stanno anche fuori al paccone, uno qua e un altro sa di là, copiletti e lenzuola. Perché ho tolto già il piumone dal letto, perché non fa tanto tanto freddo. Che dici? Ti devi tenere per forza il piumone, perché non fa freddo. Si sa bene la sera. Poi sono 2 o 3 giorni che ci sta il sole la mattina. E sono contentissima, si vede il cielo bello chiaro, limpido. Sì, inizia a si inizia a vedere la primavera, si inizia a vedere un po' di sole. Che scusate, ma voglio preparare un attimo la mia coccetta di pollo, che me la faccio al forno, e poi mi devo fare i miei fagioli. Mi sono preparato il piatto. Mi preparo, c'è il pranzo per me. Alle mie spalle vedete la televisione accesa sulla 5, canale 30, e sono le puntate vecchie di Segreto. Ecco qua, che mi preparo poi il pranzo, mi preparo per me, per mio marito. Ieri feci patate e piselli con il sugo, mi è rimasto e ci faccio la pasta a lui. Ma vi faccio vedere. Ecco qua. Ci ho messo un po' d'acqua, l'olio, il sale. E ora lo metto in forno e lo faccio andare. Poi in questa pentola viola, lilla viola, che in molti. Molti. Molte. In tantissime di voi ci piace, che io l'ho presa al Expert e un magazzino di elettrodomestici, vedono anche le pentole, e la pagai 10 euro in offerta perché costava, mi sembra, 20. Mi sembra che costava 20 e io la pagai 10 euro in offerta. E questa qua me la sono presa il, mi sembra, il 27-28 dicembre, quando mi comprai la lavasto. Insieme alla lavastoviglie, comunque questa me la sono presa. Mi piace tanto e ci sono piselli, patate con sugo per mio marito. Che ci vuoi, ce l'ho fatta ieri e ora ci incontisco la pasta, appunto, per non buttarlo, che peccato, perché si sa, non si punta un cappolo,
non si deve buttare niente. Faccio quello e intanto, Dio no, mi sono dimenticata di fare il spuntino. Testa di chiappa che ho. Aspettatemi che mi metto la mia acqua. Mi sono dimenticata di fare il spuntino, cavolo. Oh, ma ci sono le sono le 11:50 e io mi devo mangiare 20 grammi di gallette di riso alle 10:10 e mezza, ma mo c'è tardi, tra un'ora e qualcosa viene mio marito, fa niente, pazienza, non me la mangio. Fa niente, non mi mangio. Che poi comunque c'è carnevale, non so se mio marito per caso porta le chiacchiere. Allora voglio evitare di mangiare troppo. Io più di quei famosi 3 chili che ho perso, X, non ne sto perdendo più. Per un problema mio personale, perché ho un'assenza di ciclo di 2 o 3 mesi, non mi viene, e mi sono fatta l'analisi, ma non sono incinta. È negativo. Ho preso l'appuntamento con il medico, ci devo andare giovedì. Ho perso quei 3 kg, ma più di quei 3 kg non ti dimagrisco. Mo' giovedì vado dal medico e vediamo cosa mi dirà il medico. Io ora vi saluto. È stato un piccolo video di chiacchiericcio. Un video così, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ah, prima che vi saluto completamente, ta-da! Qui dentro ci sono certi prodotti che ho finito. Vi faccio dare un'occhiatina così. Si tratta dei prodotti finiti di cibo, mangiaresti, che vi voglio fare il video dei prodotti finiti di cibo. Vi voglio fare. E ora mi prendo un po' di caffè. Mi fumo una sigaretta. Mi fumo. Che purtroppo non riesco a togliermi il vizio del fumo, perché per noi fumatrici togliersi, almeno per me è così, poi per gli altri non lo so, per me togliermi il vizio del fumo mi porta a attaccarmi sul cibo, cioè non fumo però mangio, perché fumandomi le sigarette io ho come la fama, fortuna riprenditi cavolo, come la fame la placcherei, la blocco. E se non mi fumo le non mi fumo. Se non fumerei più sarei il doppio di quanto sono ora. Sarei il doppio perché mi attaccherei sul cibo in continuazione. Perché diciamo quanto quella voglia di fumare
E sento che non fumerei, mi attaccherei sul cibo e non riesco a eliminare le sigarette, purtroppo. Perciò io ora mi prendo il mio caffè, mi fumo una sigaretta, perché ho un certo anquilino, una certa fame, avere un po' di famuccia. Però non voglio mangiare, che ci sono le 11:58. Sono già le 11:58 e dovrei mangiare ora, però poi mezzogiorno avrei la fame bloccata. Scusate, mi è scappato starnuto. Se mangio mo', mi placco la fame, me la blocco e poi a mezzogiorno non riuscirei a mangiare insieme a mio marito perché avrei la fame bloccata. Mi viene la fame sicuramente verso l'una, l'1:30. Allora voglio resistere, mi bevo un po' di caffè, mi fumo la sigaretta, così me la placco un pochetto con la sigarettuccia. E mangio direttamente a mezzogiorno. Questo è tutto. Io vi mando un mega pancione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!